Io non so perché in giro fai il bandito, dietro quella sciarpa tu ti nascondi perché fai schifo, parli di scontri e di incidenti, torni da te e sei senza denti, là dove sei tu al secondo blu e vedo solo gente che parla, che parla, che parla e vedo solo gente che parla, che parla, che parla. Oh, Milanista, che cazzo canti? Nella tua mente ricordi solo tanti. Ci ricordate del 6-0, ma vi scordate Serie B e Totto Nero. Perciò ricorda nella tua testa, quando eri B tutta la non faceva festa. Tifoso pirla, Hakimi Nachi, più che una curva siete un gruppo di pagliacci. E Milan merda, Milan merda, e Milan merda, Milan merda. A parte questo, regà, a parte questo piccolo, diciamo, coro anti-Milan, anti-derby, perché, regà, cioè anti-Milan, perché, regà, ormai manca poco e la mia tensione è sempre. Non ce la faccio, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Mancano 2 giorni, regà, al derby e io prima di queste partite. Intanto ragazzi, guardate quanto è vecchia questa sciarpa, raga. Questa è la sciarpa del 16° scudetto vinto da noi. Quindi immaginatevi un po' com'è vecchia. Ma tralasciando questo, raga, come vi stavo dicendo, sono troppo teso. Ed è difficile non essere tesi prima di queste partite, quindi ragazzi è sempre il derby, nonostante tutto, raga, è sempre un derby, quindi il derby è una delle partite più belle che ci possa essere in tutto il panorama mondiale. Non solo in Serie A, non solo in Italia, quindi regà, è una delle partite più belle del mondo. Dopo Inter-Juve, ma prima c'è sempre Inter Milan. Prima regà c'è sempre Inter Milan. Tanto sembra un po' un coglione questo. Oh, adesso va bene, regà. E io spero, regà, vivamente, con tutto il cuore, che recuperi Handanovic. Perché se era in dubbio già nella partita con l'Udinese, poche ore, dove comunque iniziava la partita, e poi è finito anche in panchina, quindi non è un giocatore di totale fuori discussione, quindi un giocatore che in questo momento può recuperare per esserci nel derby. Guarda, raga, io lo spero vivamente perché a giocare senza Handanovic in questo derby, già giocare con Handanovic sarebbe stato difficile. Poi figuriamoci, regà, perché manca pure Lautaro, in dubbio Sensi, quindi vabbè che problemi a centrocampo non penso che ne dovremmo avere, visto che giocherà Eriksen, giocherà Barella, giocherà Brozovic, quindi hanno praticamente quasi recuperato tutti. L'unica pecca è Lautaro Martinez espulso per queste 2 giornate. Quella con l'Udinese e quella col Milan, quindi ci sarà nella gara prossima contro la Lazio e soprattutto giocherà anche in Coppa Italia mercoledì sera contro il Napoli. Mentre per quanto riguarda Handanovic, ragazzi, come stavo dicendo, cioè, non parlerei di un giocatore fuori discussione per il derby, perché immaginiamoci una figura come Handanovic, questo è un capitano vero, regà, che si fa male al mignolo, non so, ha pigliato una botta alla mano. Comunque era in panchina contro l'Udinese. Comunque metti tra virgolette caso che Padelli avrebbe si sarebbe spaccato in qualche modo, Handanovic sarebbe entrato perché comunque lui era in panchina. Lui ha detto che vuole esserci, lui ci sarà, l'ha promesso a Conte, però regà, dobbiamo vedere quello che succederà. Comunque io al Fantacalcio, regà, nonostante il derby me ne sbatto proprio un cazzo, tanto c'ho fuori stracoscia. Io ci ho tentato. L'ho schierato da titolare Samir. Quindi, regà,
Dai, speriamo che non mancherà, che non mancherà anche lui, perché raga, già manca Lautaro, in dubbio sensi, quindi è un po' difficile, ma ragazzi, mancano 2 giorni. Tanto guardate Sharp, ragazzi, mancano 2 giorni, mancano 2 giorni, mancano 2 giorni, regà, mancano 2 giorni, regà. Se io ho questa tensione, vedo l'ora di spaccare tutto, di aprire. Comunque, chiudo il video dicendo che stasera, regà, c'è sta Roma-Bologna. Ok? Io ho in mente di farla live. Che dite, raga? Scrivete qui sotto nei commenti se volete la live di Roma-Bologna. Quindi fatemi sapere, mi raccomando, tutti quanti, o per chi sia, o per chi ha voglia di vedere comunque me in live, e soprattutto supporti questo video. E adesso, raga, stasera farò la live di Roma-Bologna, c'è sta tutto, ma chiudiamo il video così, raga, chiudiamo il video in questo modo. Non lo sai quanto ti amo. Tu sei il matto di Milano, questo stemma sopra il cuore rappresenta il primo amore. Te l'ho promesso da bambino, per sempre ti sarò vicino. A testa alta ovunque andiamo, sia la curva nord a testa alta ovunque andiamo, sono innamorato nero azzurro, mamma mia che bei colori. Oh mia bella Madunina, che te brilla di Milano, che bella piccinina. Wow, ma guardate ragazzi, c'ho stemmi dall'Inter ovunque, regà, guardatemi. Sono i colori più belli dal mondo, sono i colori più belli del mondo da sostenere. Come fai a non sostenere questa grande passione, questa grande squadra, questa grande Inter? Ma io solo a guardare i colori, raga, solo a guardare i colori, è una cosa bellissima. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate tanti like, commentate, condividete, mi raccomando ragazzi. E per chi vuole live di stasera di Roma Bologna, me lo scriva sotto nei commenti. Io non spoilerò niente, non spoilerò niente. Se guarderete il video fino alla fine, saprete che stasera ci sarà la live di Roma Bologna. Se invece non lo vedrete fino alla fine, lo scoprirete stasera. Ma intanto supportate questo video, raga, mi raccomando, mi aspetto tanti mi piace, tanti commenti e tante condivisioni. Un bacio a tutti, raga, e iscrivetevi al canale.